tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arredo urbano, si discute sul nuovo regolamento che entrerà in vigore durante la prossima stagione estiva. Oltre 100 bambini provenienti dalle zone terremotate delle Marche saranno ospiti del Carnevale di Fano grazie ad un'iniziativa dell'onorevole Lara Ricciatti. 30 anni fa alla stazione di Fano l'annuncio dell'ultimo treno diretto a Urbino, tra poco in collegamento la rievocazione di quel momento storico. Torna Cianfrusaglia, la rassegna dialettale fanese con le migliori compagnie della città e che fanno sempre il tutto esaurito. Al Teatro della Fortuna va in scena Giulietta e Romeo con Alessandro Preziosi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17. Prima di partire con il telegiornale andiamo subito a vedere le immagini dalla stazione di Fano dove c'è Lino Balestra con i suoi ospiti. Con lui ci collegheremo tra poco perché ascolteremo l'annuncio originale che fu dato 30 anni fa esatti come oggi alle 19 e qualcosa per annunciare l'ultimo treno diretto a Urbino. Tra poco con Balestra e i suoi ospiti. Adesso invece parliamo di arredi urbani. Perché? Perché c'è questo nuovo regolamento sul quale si sta discutendo, l'amministrazione comunale lo porterà in consiglio entro l'estate per l'approvazione. In tema di arredi urbani, per ora siamo ancora in una fase di proposta e di confronto. Una fase, seppur interlocutoria, comunque che mostra già delle sue definizioni, contorni e confini bene definiti, che sono stati di recente presentati ai commercianti che hanno una licenza per l'occupazione del suolo pubblico. Per arredo urbano si intendono tavoli, sedie, ombrelloni e tende, stufe, cestini per i rifiuti, fiorieri, lampade, luminarie, eccetera, eccetera, che il locale può porre all'esterno della propria attività. Gli elementi che contraddistingueranno questo nuovo regolamento che dovrà essere deliberato dall'amministrazione comunale e sul quale si è già aperto un confronto con le associazioni e gli operatori commerciali sono, per sommi capi, questi. Negli orari di chiusura del locale, tavolini, sedute, ombrellone e altri elementi dovranno essere depositati nei locali dell'esercizio. È tuttavia consentito accatastarli a ridosso del proprio esercizio negli orari di chiusura, nel caso però si dimostri l'impossibilità di collocarli all'esterno. Vietate scritte, loghi e sponsor. Inoltre anche distributori automatici di giochi, dolciumi e caramelle non saranno consentiti, come i giochi per bambini, videogiochi e altri intrattenimenti. E tutti quanti dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile per avere una forma semplice e lineare. Non è consentita la collocazione di arredi in plastica. Le sedie dovranno avere la struttura in metallo verniciato opaco. I colori consentiti sono il grigio, canna di fucile, avorio e beige, canapa ed ecru. Inoltre, i tavoli dovranno essere realizzati con un materiale di pregio, avere la struttura di ferro e disegno semplice. I piani, inoltre, dei tavolini dovranno essere di metallo, in ogni caso di struttura sobria ed elegante. E infine gli ombrelloni, che faranno riparo nelle assolate giornate estive, dovranno essere previsti con un sostegno centrale o a sbalzo su un sostegno laterale con un unico piedistallo non infisso nella pavimentazione e di dimensioni congruenti allo spazio da servire, senza chiusure laterali di alcun tipo. Inoltre dovranno avere una struttura di legno o metallica con telo di cotone, sempre chiaro, ecru e canapa. Noi abbiamo elaborato in questi mesi una proposta, sentita la soprintendenza che ha autorità sulle autorizzazioni, sentiti anche i rappresentanti di categoria, e ne abbiamo così fatto un confronto nei giorni scorsi con gli esercenti che hanno occupazione in suolo pubblico e allestimenti esterni. Da loro nascono ulteriori considerazioni che noi ovviamente analizziamo, valutiamo e successivamente presenteremo alla soprintendenza per un confronto.
diciamo i punti fermi, ma intanto il punto fermo è l'obiettivo fondamentale di questo regolamento, cioè garantire una città fruibile, una città il cui valore monumentale sia dei fabbricati, sia degli spazi, sia ben percepibile da chi la viene a visitare, quindi una città gradevole da visitare. E per far questo occorre anche, come dire, concordare degli allestimenti esterni gradevoli, eleganti, che appunto migliorino l'aspetto complessivo della città. Poi ovvio le azioni da fare sono anche tante altre, ma questa è una delle più importanti. Un ragazzino di 13 anni è stato travolto da un'auto questa mattina intorno alle 7 a Jesi, mentre attraversava la strada per prendere l'autobus per andare a scuola. L'incidente è accaduto in via Pian del Medico, all'altezza del bivio per San Paolo di Jesi, coinvolta una Volvo. Lo studente è stato ricoverato nell'ospedale Carlo Urbani con una frattura ad una tibia e non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale di Jesi. Nelle tre domeniche di Carnevale a Fano arriveranno oltre 100 bambini provenienti dalle zone terremotate e i loro accompagnatori per assistere alle sfilate. Tutto questo grazie all'interessamento dell'onorevole Lara Ricciatti. Carnevale esprime più di ogni altra festa nostrana la voglia di evasione, di gioia, di divertimento, un po' svincolato dalle norme e dalle regole che quotidianamente avvolgono la nostra vita. Per alcune persone meno fortunate di noi in questo momento, come quelle che hanno subito le conseguenze del sisma che continua a tormentare il centro Italia, questa voglia di evasione dalla pesante realtà quotidiana può essere una difficoltà in più, perché attorno ci sono macerie e solo macerie. Ed allora arrivare qui a Fano per bambini e accompagnatori e poter passare una domenica diversa dalle solite con gli occhi all'insù, a godersi le sfilate dei nostri carri e cercare di acciuffare i dolci lanciati dai giganti di cartapesta è più che solidarietà, è amore per il prossimo. Carnevale di Fano è l'evento per natura più bello destinato ai bambini della nostra città e allora con un gesto di solidarietà dell'Opera Padre Pio, della Carnevalesca, del Comune di Fano abbiamo deciso di organizzare anche questo bel gesto in cui la città di Fano ospita e invita i bambini delle zone colpite dai sismi e questo sarà, diciamo, un momento che aiuterà questi bambini a passare 3 ore, 4 ore in mezzo al colore, all'allegria, alla dolcezza, alla magia del carnevale e soprattutto è un bel gesto che la città di Fano rivolge a queste popolazioni. 40 bambini ogni domenica accompagnati da genitori ed insegnanti che seduti nelle tribune, acquistati di tasca propria dall'onorevole che prima che politica è anche mamma e quindi ancora più vicina nei sentimenti delle sue colleghe, vivranno la magia del carnevale fanese e che già di suo aveva predisposto occasioni solidali come quella di donare parte dei proventi provenienti dalla vendita dei prendigetto e la lotteria a sostegno della mensa dell'Opera Padre Pio. Il carnevale assolutamente vuole essere vicino alla solidarietà, vuole diventare una manifestazione che è a 360 gradi sulla città e sul territorio. Noi avremo anche uno stand dove raccoglieremo dei fondi per i terremotati, venderemo dei gadget e parte del ricavato andrà ai terremotati, quindi grande attenzione a questo e poi anche negli anni vorremmo sviluppare questo settore assolutamente. E proprio la mensa diventa un momento di condivisione e socialità con chi condivide momenti di difficoltà, anche se di diversa natura, ma che comunque esprime una condizione di disagio. I bambini e gli accompagnatori pranzeranno nelle tre domeniche assieme agli abituali ospiti della mensa di San Paterniano. Questa struttura è per tutti, per tutte le persone che hanno bisogno di un momento di serenità, di accoglienza e quindi è una struttura aperta a tutte le situazioni che si presentano, tutte le situazioni di difficoltà che si presentano. Per noi è veramente una grande felicità e motivo di grande orgoglio. Allora, dicevamo, 30 anni fa, come questa sera, transitava la stazione di Fano l'ultimo treno diretto a Urbino. Ebbene, adesso per
ricordare questo storico evento, ci colleghiamo con la stazione di Fano, dove c'è Lino Balestra con i suoi ospiti, e tra poco mi pare ascolteremo anche il messaggio originale che proprio fu dato alla stazione di Fano per l'ultima volta. Allora, buonasera Lino e buonasera anche ai tuoi ospiti. Sì, buonasera Marco, buonasera a tutti. Fra poco ascolteremo l'annuncio che decretò l'ultimo viaggio del treno verso Urbino. Siamo insieme ai soci dell'associazione Ferrovie del Metauro perché vogliono fare questo sit-in, questo evento commemorativo, celebrativo di questa data così importante per voi. Allora, perché siete voluti insomma essere qui in questa giornata? Perché sono 30 anni da quando l'ultimo treno partì per Urbino alle 19.03 qui da Fano. Io ero lì proprio perché mi avevano avvisato ad Ancona: corri, corri, guarda che ci sono gli ultimi treni. Tutti invece eravamo convinti che la linea fosse stata salvata, avevano trovato i soldi, c'era tutto pronto. Invece, come al solito, in Italia le cose arrivano, le mazzate arrivano senza che manco te ne accorgi. Quella sera ce ne siamo accorti, la stazione era vuota, è partito il treno, quindi noi dopo 30 anni e dopo 18 anni quasi di sforzi per rimetterla in piedi questa ferrovia, ci troviamo qui e speriamo anche che succeda questo fausto evento. Ecco, adesso rispetto al passato però un po' più di attenzione da parte delle istituzioni, della politica, c'è, o sbaglio, una sensazione? Sì, c'è, ma c'era anche 8, 9, 10 anni fa, è che adesso siamo arrivati a un red rationem perché il governo ha già in parte fatto una legge sulle ferrovie turistiche, è passata alla Camera dei Deputati, adesso speriamo che passi in Senato, dopodiché la Regione si dovrà finalmente impegnare a riaprirla questa ferrovia, perché la vogliono tutti, la vogliono dal... Qui anche da noi abbiamo fatto tanto per far cambiare l'opinione della gente, che non ne sa nulla purtroppo di treno, non ne si può fare neanche una colpa, ma poi c'è stato anche da tutta Italia, praticamente aspettano questo evento. Bene, ok, allora come annunciato anche nei titoli, qui c'è una rassegna stampa di quelli che furono gli articoli dell'epoca. Noi siamo pronti per farvi ascoltare proprio l'annuncio che quel giorno così denunciò l'ultimo viaggio del treno. Allora, se lo facciamo partire, lo ascoltiamo tutti insieme. La tecnologia alle volte insomma fa le bizze, l'abbiamo provato fino adesso. Regionale 56-62 per Urbino è in partenza dal binario 1. Fermala, Cucurano, Cartoceto Lucrezia, Saltara Calcinelli, Serrungarina Tavernelle, Monte Falcino Isola del Piano, Fossombrone, San Lazzaro di Fossombrone, Calmazzo, Canavaccio, Fermignano, Urbino. Allontanarsi dalla linea gialla. Ecco. Il treno è partito per il suo ultimo viaggio, arrivò a Urbino, dopodiché nulla fu. Insomma, speriamo che questo non sia proprio l'ultimo viaggio. Va bene. E dalla banchina del binario 1 della stazione di Fano restituisco la linea allo studio. Marco. Bene, grazie, un bel collegamento, emozionante. Allora, andiamo avanti con il telegiornale adesso per dirvi che Alessandro Tombolini è il nuovo direttore regionale dell'INPS per le Marche. Subentra a Giorgio Fiorino, chiamato ad assumere l'incarico di direttore generale centrale del patrimonio presso la direzione generale dell'INPS a Roma. Romano, 52 anni, esperto di bilancio e contabilità, Tombolini ha ricoperto numerosi incarichi centrali e territoriali, tra i quali la direzione regionale per la Sardegna e il presidio sponsorizzato autorizzazioni e valorizzazione dei beni. Ne dà notizia un comunicato dell'INPS. Da domani prende il via una nuova iniziativa di Avis Fano. Si tratta di un'iniziativa dal titolo La salute nella gluppa, cioè una colazione post donazione fatta di frutta, yogurt, cereali. È un'idea nata da due coniugi donatori storici fanesi, che sono Giuseppe ed Anna, che gestiscono il punto alimentare Orlando in Sassonia, che hanno pensato appunto di racchiudere questi cibi salutari dentro la gluppa.
questa gluppa confezionata con cura da Anna verrà offerta a ciascun donatore che si presenterà con il buono colazione rilasciato appunto dall'Avis al centro trasfusionale e può essere consumata sul posto dove è stato allestito un angolo benessere oppure messo in spalla e portato praticamente via. L'iniziativa durerà per tutto il mese di febbraio. Presentata questa mattina la 13ª edizione della rassegna teatrale dialettale fanese dal titolo Cianfrusaglia. Cianfrusaglia spegne 13 candeline, ma è fresca e divertente come la prima edizione, merito delle compagnie che la compongono e dei protagonisti che mettono tanto impegno e dedizione nell'arte del teatro dialettale, custode di tradizioni e di cultura popolare che altrimenti, senza il veicolo della lingua dialettale, andrebbero inevitabilmente perse. Perché il dialetto affano è una cosa seria e questa mattina nella presentazione della rassegna, che dal 6 febbraio al 22 marzo sarà di scena alla Politeama, il trasporto e l'enfasi dei suoi interpreti lo dimostra inequivocabilmente. La prima compagnia a calcare le tavole del palcoscenico il 6, 7 e 8 febbraio sarà il Guitto. Noi quest'anno presentiamo un libero adattamento dei Promessi Sposi. Ste matrimoni in sé da fè, è un adattamento in dialetto. È una rilettura giocosa, ironica, uno dei romanzi più importanti della letteratura italiana. Cast, attori e parti? Beh, gli attori ci sono gli attori storici, più si sono aggiunti dei giovani provenienti dalle esperienze del Guittino, Rosciano Oratorio e Tiramisù Gruppi che il Guitto ha sostenuto sempre. Poi sarà la volta del GAF il 6, 7, 8 e 13 marzo. E la commedia di quest'anno si chiama, è intitolata Quel che nastrossa ingrassa. È una commedia molto divertente, o meglio, noi ci stiamo divertendo tantissimo alle prove, quindi penso che anche quelli che verranno a vedere la commedia non andranno a casa delusi. È una storia che si svolge, diciamo, in un comune limitrofo a Fano. È una storia un po' complicata da raccontare perché ci sono tanti elementi e tanti personaggi. Chiude la rassegna la compagnia dei Comedianti il 20, 21 e 22 marzo. Ma i Comedianti faranno vedere una commedia predatata, lo dico subito perché anche perché è un omaggio a Augusto Spadoni. È l'ultima commedia fatta da lui, scritta e diretta. E la commedia è anche sexy. Noi è tanto tempo che la volevamo fare, però quest'anno abbiamo trovato anche le attrici proprio giuste per questa parte qui e allora la facciamo. Comunque venite a vedere che ci sono dei momenti veramente esilaranti. Venite, vi aspettiamo numerosi. E al teatro della fortuna in arrivo Romeo e Giulietta con Alessandro Preziosi. Dopo il debutto a Verona arriva a Fano Romeo e Giulietta, una coproduzione Cora Teatro e Teatro Stabile d'Abruzzo per la regia di Andrea Baracco. Un'operazione impegnativa quella di Baracco perché per quanto tu sia bravo, dice il regista, Shakespeare vince sempre. Romeo e Giulietta è un testo logore, consumato, tanto abusato nel tempo, con cui si corre il rischio di rendere i dialoghi fiabeschi. Per rendere questo testo plausibile e contemporaneo, quindi, ci dice il regista, non bisogna innamorarsi delle parole, non bisogna recitare il testo, ma quello che tentiamo di fare è recitare le situazioni. Solo così si riesce a rendere questo testo contemporaneo. Credo che è il testo più difficile che ho fatto di Shakespeare, nel senso che è quello che più di altri ti mette di fronte alla grandezza e quasi all'impossibilità di mettere in scena Shakespeare, nel senso che Amleto, Bruto, Giulio Cesare, i ragazzi del sogno sono è più facile riscontrare quello che vogliono. Romeo è interpretato da un giovane Antonio Folletto che in questo periodo vediamo in televisione accanto a Gassman nella serie TV I Bastardi di Pizzo Falcone e prima ancora l'abbiamo visto in Gomorra. Giulietta invece è interpretata dalla figlia d'arte Lucia Lavia, figlia di Monica Guerritore e Gabriele Lavia, mentre all'istrionico Alessandro Preziosi è affidata la parte di Mercuzio. Il dramma di Mercuzio è quello di essere un personaggio troppo pieno di se stesso, talmente traboccante della tragicità e della comicità e delle contraddizioni della vita, che risulta incontinente, incontenibile, e quindi come tutte le persone che sono anche nella vita reale non facilmente contenibili, soffre di grandissimi sbalzi
e quindi anche l'affetto che diventa amore e passione è qualcosa di più nei confronti di Romeo. Anche per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, buona serata e a domani.